Allora, cominciamo un argomento nuovo, che è la reazione in circuiti lineari. Circuiti lineari in reazione. In inglese reazione si dice feedback, quindi in inglese sarebbe feedback circuits, feedback linear circuits. Allora, partiamo da un concetto abbastanza semplice, facendo riferimento a dei blocchi. Allora, un circuito di reazione è un sistema di reazione, in senso più generale, è un sistema che ha un ingresso X con I e un'uscita X con U, nel quale si fa questa operazione, si preleva il segnale di uscita e questo segnale si manda una rete cosiddetta di reazione, che si indica con beta, questa è la rete di reazione, e il segnale in uscita alla rete di reazione si riporta in ingresso, sommandolo a un segnale di ingresso esterno. Quindi diciamo che questo qua, X con U diventa l'ingresso della rete di reazione, X con F, dove F come feedback è l'uscita della rete di reazione, e qui c'è un sommatore, quindi X con I sarà uguale a X con S più X con F. La rete A si chiama a questo punto rete di azione e sono due reti orientate, nel senso che il segnale nella rete di azione procede in questa direzione, quindi x con u è uguale ad a per x con i, e nella rete di reazione il segnale procede in questa direzione, quindi x con f è uguale a beta per x con u. Quindi a e beta sono le due funzioni di trasferimento di rete di azione e reazione. La funzione di trasferimento complessiva, chiamiamola con f, sempre dove F sta per feedback, è X con U diviso X con S. Quindi che relazione c'è tra queste varie definizioni? Beh, è abbastanza facile, no? Perché X con U è uguale ad A per X con I, ma a sua volta X con I è uguale a X con S più X con F. E X con F è uguale a beta per x con u. A questo punto posso raccogliere termini con beta e con x con u tutto da una parte e posso ricavare a con f. Quindi a con f è x con u diviso x con s ed è uguale ad a diviso 1 meno beta per a. Quindi questa è la relazione che c'è tra la funzione di trasferimento del circuito del sistema, perché circuito cosiddetto reazionato, con una reazione, e rispetto alla funzione di trasferimento della rete di azione e della rete di reazione separata. Allora, introduciamo un minimo di definizioni, riscriviamo questa espressione, a con f uguale ad a diviso 1 meno beta a. Allora, beta a, che è il guadagno di A per il guadagno della rete di azione per il guadagno della rete di reazione, si chiama anche guadagno d'anello. Il guadagno dell'anello di reazione. Perché se prendo quel giro, no? Quell'anello di reazione, questo giro A, beta A, e lo svolgo, la funzione di trasferimento da un capo all'altro è beta per A.
poi si chiama anche 1 meno beta per A, questo denominatore, fattore di reazione. Per cui si dice che l'amplificatore di un circuito reazionato è l'amplificazione della rete di azione diviso il fattore di reazione. La cosa da notare è questa: se beta A, il modulo, è molto maggiore di 1, che cosa succede? Succede che qua nel denominatore 1 si può trascurare rispetto a beta A e quindi A con F diventa circa uguale a meno 1 su beta, perché A era si semplifica. Quindi questa è un'osservazione banale, diciamola in termini di linguaggio naturale perché si capiscono un po' meglio alcune sfumature, ed è questo che si può dire: se A è sufficientemente grande da rendere beta A molto maggiore di 1, allora A con F non dipende da A, non dipende da A, ma solo da beta. Oh, questo è il caso rilevante, perché in generale è proprio uno dei motivi per cui si usa la reazione. Spesso abbiamo una rete di azione che può amplificare molto, ma avere un'amplificazione molto variabile, molto poco precisa, come avviene per esempio con operazionale, no? L'amplificazione è grande, ma non è riproducibile. Allora, introducendo una reazione, si riesce a fare in modo che, se questa condizione è soddisfatta, la funzione di trasferimento del circuito con la reazione dipende solo dalla rete di reazione, e magari quella si riesce a far precisa. Questo è un caso, poi nella pratica, molto frequente. Quindi, per esempio, si può usare la reazione per rendere più riproducibile una funzione di trasferimento. Ok, insomma, tanto dobbiamo guardare tante cose sui circuiti di reazione, quindi questa è solo la prima osservazione su due conti banali. Allora, ora andiamo a vedere i circuiti di reazione. Che cosa cambia quando consideriamo i circuiti rispetto al caso in cui consideriamo dei sistemi? Cambia parecchio. Perché? Perché abbiamo già visto, vedete qua, noi ragionando a blocchi, diciamo che c'è una funzione di trasferimento della rete di azione indipendente da quello che c'è fuori, come se fosse una proprietà soltanto della rete di azione. Ma noi abbiamo visto che per un circuito elettrico non è così, perché nella funzione di trasferimento conta quello che c'è sul generatore e quello che si vede come carico, perché cambia, per quei partitori che abbiamo visto, insomma, cambiano gli effetti. Non si può assumere una funzione di trasferimento indipendente da tutto il resto. Ok, quindi è importante, nel caso di un circuito elettrico, guardare non soltanto la grandezza d'uscita, ma esplicitamente le tensioni e le correnti di uscita ed ingresso. Perché anche tra le relazioni tra correnti e tensioni, cioè dalle impedenze viste, dipende la funzione di trasferimento complessiva. Quindi adesso ricominciamo a fare un'analisi di questo tipo, guardando in dettaglio non delle grandezze astratte, dei segnali astratti, ma delle quantità fisiche, cioè delle tensioni e delle correnti. Cosa cambia? Prendiamo un circuito elettrico elettronico, ma insomma, tanto a questi fini non cambia niente, in reazione. Allora, la rete di azione cosiddetta avrà una porta d'ingresso e una porta d'uscita. Manteniamo l'ipotesi di unidirezionalità, l'uscita dipende dall'ingresso e basta.
la rete di reazione avrà una porta d'ingresso e una porta d'uscita, il segnale viaggia in questa direzione. Allora, per collegare queste due reti abbiamo diverse possibilità e dobbiamo in qualche modo decidere. Allora, ci conviene per il momento rappresentare una situazione un pochino più astratta, dove qui c'è una rete di prelievo che mi dice come viene, che per ora è una scatola nera, no? Poi l'apriamo, che mi dirà come effetto il prelievo dell'uscita. Chiaramente vedete, in uscita prima avevo messo una certa X con U, ma in realtà in uscita io ho due quantità, avrò una tensione d'uscita ai capi del carico e una corrente d'uscita nel carico. Quindi dovrò specificare quella X con U, che cos'è, se è la tensione che prendo come uscita o la corrente che prendo come uscita, e cambia le cose. Ok? E in ingresso la stessa cosa, devo fare la somma della grandezza che proviene dalla rete di reazione e dalla grandezza che proviene dal generatore. Ma cos'è che proviene? La corrente o la tensione? Anche qui devo decidere, e intanto metto una rete, per tenere presente i due casi, rete di inserzione, che mi specifica qual è la grandezza che inserisco. Quindi, più in generale, un circuito elettrico in reazione può essere di questo tipo. Quindi qui scrivo, manteniamo l'ipotesi di A e beta unidirezionali. Francamente per A è ragionevole, sempre vera questa cosa, per beta non sempre, anzi spesso beta non è proprio unidirezionale. Diciamo una cosa che per il momento noi manteniamo per semplicità, per evitare di avere conti troppo complicati. Allora, vediamo un po' meglio come possono essere fatti questi prelievi. Allora, con un pochino di attenzione in realtà, il prelievo si riesce a far rientrare in una di due categorie. Il cosiddetto prelievo di tensione e il prelievo di corrente. Come è fatto l'uno, come è fatto l'altro? Beh, facciamo soltanto la parte di uscita, questo è A, questo è beta, questo è il carico. Allora, nel caso del prelievo di tensione, io considero come grandezza di uscita la XU, considero la tensione. Allora, che cosa faccio? Che prendo la tensione di A e la riporto in uscita, e questa tensione qua la porto anche in ingresso alla rete del beta. Quindi vedete, quella rete di prelievo diventa questa cosa qua. Quindi la mia, semplicemente una rete che fa sì che la XU sia in realtà la tensione d'uscita. Quando invece considero un prelievo di corrente, cosa faccio? Semplicemente considero come grandezza di uscita la corrente e dico, io devo reintrodurre all'ingresso del beta la corrente. Quindi che cosa faccio a questo punto? Questo è il circuito, facciamo in rosso la parte della rete, e la faccio in questo modo. Devo semplicemente prendere questo lo chiudo a massa,
questa cosa la porto qua e questa qui la chiudo a massa. Quindi la rete di prelievo semplicemente mi assicura che la corrente in uscita dalla rete di azione vada a finire nel carico e poi vada a finire all'ingresso della rete di reazione. Ecco, quindi in questo caso avrei che la quantità XU è invece una corrente di uscita. Ci siamo, quindi con queste due reti di prelievo nella pratica si possono far ricadere in uno di questi due casi. Com'è che si fanno ricadere? Ci si trova sempre in questi due casi perché di fatto tutto il resto può essere come so, spostato dalla rete dentro dalla rete prelievo alla rete di azione o alla rete di reazione in modo da mantenere la rete di prelievo soltanto per questa parte più di smistamento, diciamo, del segnale. Ok, un discorso analogo vale per l'inserzione. Anche in questo caso io posso distinguere un'inserzione di tensione e un'inserzione di corrente. Di nuovo qua com'è che faccio? Mi concentro sul guardare quello che succede alla parte d'ingresso. Io qui ho il generatore d'ingresso schematizzato in questo modo. Nell'inserzione di tensione posso fare questa operazione qua. Questa è la tensione VI. Questa è la tensione VF, questa è X, le XS, quindi avrò che XI, XS e XF, che sommo tra di loro, in realtà sono tre tensioni. Sono delle tensioni VI, VS, VF e quindi la rete di inserzione è questa qua. Vedete, vale se questo qui lo chiamo VS', la tensione effettiva ai capi del generatore ingresso vale VI uguale a VS' più VF, che è quello che abbiamo ottenuto. Oppure posso fare un'inserzione di corrente e in quel caso ovviamente diventa che la corrente che viene dal generatore ingresso e la corrente che viene dalla rete di reazione vengono sommate. Allora, per comodità, qui mi conviene rappresentare il generatore d'ingresso con l'equivalente di Norton. Questa è la IS', la corrente netta che esce, e poi posso dire: vabbè, a questo punto io che cosa faccio? Faccio in modo che la corrente che viene dal generatore finisca all'ingresso della rete di azione e si sommi alla corrente che viene dalla rete di reazione. Quindi questa la chiudo così, questa qua ovviamente la chiudo così. Quindi in pratica ho questa rete di inserzione. E avrò ovviamente che II è uguale a IS' più IF.
Quindi stavolta, fatemelo scrivere sotto, le grandezze x con i, x con s e x con f mi diventano x, i con i, diventano tutte correnti. Va bene. Allora, detto anche in questo caso, ripeto, mi riesco sempre a ricondurre un caso all'altro e a questo punto ho praticamente due possibilità per l'inserzione, due possibilità per il prelievo. Allora, quello che ci conviene fare adesso è guardare in dettaglio tutte e quattro le combinazioni possibili per vedere che effetto hanno. Quindi io posso avere l'inserzione di un tipo e il prelievo dell'altro. Ok, questa differenza significativa, no? Perché guardate, quando siamo passati dal sistema in cui lavoravamo con segnali generici a dei segnali fisici, quindi correnti o tensioni, aumentano le possibilità. Perché a questo punto abbiamo dovuto specificare come viene fatta l'inserzione, come viene fatta la corrente e il prelievo, quindi ci sono più combinazioni possibili, si arricchisce un po' il problema. Chiaramente si complica anche. Fortunatamente però il fatto di trattarlo in questo modo sistematico per l'inserzione e per il prelievo, vedete che ci consente di trovare una regola abbastanza facile da seguire per, come dire, districarsi tra le varie possibilità. Allora, vediamo un primo caso in cui abbiamo l'inserzione di tensione e il prelievo anch'esso di tensione. E quindi proviamo a prendere questo caso. Il primo caso. Quindi inserzione di tensione e prelievo di tensione. Allora, vuol dire il circuito è fatto così. In pratica dobbiamo mettere, mettiamo un ingresso, lavoriamo con le tensioni, quindi mettiamo un ingresso, un generatore rappresentato con l'equivalente di Thevenin. Questa tensione qua va all'ingresso della rete di azione e poi nella maglia d'ingresso si prende anche l'uscita della rete del beta, quindi diciamo che questo VF è l'uscita della rete del beta, V è l'ingresso della rete di azione. Quindi abbiamo una somma di tensioni qua, no? In uscita prendiamo la tensione di uscita della rete di A, la portiamo sul carico e la rimandiamo in ingresso alla rete del beta. Quindi questo è il circuito. Quindi adesso cerchiamo di studiare la funzione di trasferimento. Dunque, innanzitutto dobbiamo decidere che circuito equivalente adoperiamo per A e per beta. Allora, per A possiamo adoperare un circuito da amplificatore di questo tipo, no? Un circuito perfettamente unidirezionale, perché l'uscita dipende dall'ingresso e non viceversa. Cioè, in pratica, vedete, nel circuito equivalente al sistema a due porte abbiamo tolto la parte dei reverse, no? che mi fa dipendere l'ingresso dall'uscita. Allora, adesso qui c'è da stare attenti a come trattiamo il beta, perché per comodità di calcolo facciamo in modo
facciamo di modo che il beta abbia una descrizione che diciamo che ci fa comodo. Come lo scriviamo? Facciamo così. È una rete lineare, no? Quindi voi sapete, noi possiamo scriverla con una matrice 2x2, dove scegliamo due grandezze d'ingresso e due grandezze d'uscita. Allora noi facciamo così, prendiamo come prima grandezza d'ingresso la quantità che si preleva, che quindi va all'ingresso del beta, cioè in questo caso la V, e come prima grandezza di uscita la quantità che si reinserisce, quindi l'uscita del beta nella quantità che si reinserisce. In questo caso, siccome l'inserzione è di tensione, prendiamo VF. Ok? Decidiamo di scriverlo così. E poi qua le altre due grandezze le prendiamo dall'altra porta, quindi V la porta di ingresso, IF la porta d'uscita, VF la porta d'uscita, IU la porta d'ingresso. Allora, questo primo termine che cos'è? Per costruzione il primo termine è VF su V quando IF è uguale a nullo. E questo assomiglia a quella cosa che abbiamo chiamato beta prima. Quindi in questo caso è una definizione. Perché assomiglia a beta? Perché beta prima l'avevamo scritto come XF diviso XU, quindi la grandezza d'uscita diviso la grandezza d'ingresso che prendiamo come uscita e come ingresso. In questo caso sono due tensioni. Quando IF è uguale a 0, di modo che mi vada a finire qua dentro. Poi questa grandezza qua, vedete, è VF diviso IF quando V è uguale a 0. Quindi è una grandezza che riguarda la porta d'uscita ed è. Quindi a questo punto la resistenza d'uscita del beta la chiamo RO beta, è per definizione VF su IF quando V è uguale a 0. Questa quantità qui è IU su V quando IF è uguale a 0 e quindi è, lo posso scrivere al contrario, posso scrivere R beta come V su IU quando IF è uguale a 0. Quindi qui ci va l'inverso di R beta. E poi qui cosa c'è? Qui c'è IU su IF quando V è uguale a 0. Questo è quello che tiene conto del reverse, cioè del fatto che l'ingresso dipende dall'uscita, no? Perché IU, che è l'ingresso, dipende da IF, che è la grandezza all'uscita. E noi questo, per approssimazione, lo mettiamo uguale a 0. Questo è un'approssimazione che noi facciamo, perché non sappiamo, cioè dipende dal circuito se è veramente 0 oppure no, non è una cosa che noi sappiamo. Va bene. Allora, vi vorrei far notare che una volta che abbiamo scritto la cosa in questo modo, il beta si può anche rappresentare dal punto di vista circuitale, no? Perché vedete qua cosa abbiamo? La prima equazione di questo sistema mi dice che VF, che è una tensione, è uguale a beta V più RO beta IF. Va bene? Quindi per me questo è una cosa trasformabile in un circuito perché mi si dice appunto RO beta. E beta V, questo è VF. L'uscita la prendiamo a sinistra per il beta, come se dovessimo reinserirlo qua. Vedete, questo pezzo di circuito corrisponde alla prima equazione. E poi per l'altro mi si dice che IU è uguale a V diviso R beta e lo prendo da questa parte. Quindi quello è il pezzo di circuito corrispondente. Quindi adesso ho i pezzi e posso a questo punto fare il calcolo complessivo. Allora, va bene, per comodità facciamo questa cosa, sostituiamo al posto del beta
la scatoletta del beta, il circuito equivalente, e per il momento là lo lasciamo com'era, poi facciamo il conto, che voglio fare una descrizione più generale. Allora, andiamo a prendere questo. Quindi io qui ho RS e VS, poi qui c'è la rete per A, qui quindi devo mettere R o beta e beta V, questo è il VF. E qua in uscita devo mettere RL e qui c'è RI beta. E questa tensione la chiamo V. Ci siamo. Allora, a questo punto introduco una quantità che si chiama A con E. E questa è definita in questo modo, guardate, è la grandezza d'uscita diviso la grandezza d'ingresso quando beta è nullo. Quindi quando questo generatore è spento. Questa è una grandezza che mi fa, quindi diciamo, questa è l'amplificazione, diciamo, in generale l'F di t se beta uguale a 0. L'F di t che otterrei se potessi spegnere la reazione. Okay? Allora, una volta scritto la cosa in questo modo, mi torna comodo perché io posso fare questo ragionamento. Se beta è uguale a 0, io ho che V è uguale ad AE per VS. Bene, prima lo spengo. Adesso lo accendo. Accendo beta. Guardate, beta, se lo accendo, finisce in serie a VS. Quindi, se beta è diverso da 0, allora V sarà uguale ad AE per, al posto di VS, avrò VS più beta V. Questa è l'espressione generale per beta generico, no? A questo punto, vedete, io ho una relazione tra V e VS, che è proprio la quantità che, per beta generico. E quindi mi dice questa, la A in presenza di reazione, che è V su VS, quindi è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E. D'accordo? Questa qualità è un risultato importante. Vedete, assomiglia molto al fatto, a quello che avevamo trovato un attimo fa per i sistemi generali, no? Non facendo riferimento direttamente a tensione corrente. Ci veniva A diviso 1 meno beta A. Stavolta è un pochino diverso. Perché è un pochino diverso? Perché invece di A mi viene un A con E, è una. Non c'è solo A, ma c'è anche in A con E informazione relativa a cosa c'è sul generatore, a quali sono le impedenze di ingresso e di uscita della rete di reazione e al carico, che l'A con E è la funzione di trasferimento di quel circuito, che non ha solo A, ma anche altre cose. E poi è definita per una particolare grandezza che prendo come uscita, che è la tensione sul carico, e per una particolare grandezza che prendo come ingresso, che è una tensione del generatore. Ok? Quindi, però a parte queste, come dire, queste sottolineature che sono importanti, l'espressione finale è quasi uguale a quella che abbiamo trovato prima. Ok, a questo punto possiamo calcolare A con E in dettaglio, e per calcolare A con E in dettaglio basta prendere questo circuito, levare il beta, accendere VS, al posto di A sostituire il circuito equivalente e quindi calcolare V su VS. Facciamolo. Quindi io qui prendo e dico calcolo di A con E. Allora, quindi
stavamo dicendo, prendiamo R con S, V con S perché questo è acceso, al posto di A adesso posso mettere il circuito equivalente, quindi ho qui RI, qui c'è VI, qui c'è AV, A, abbiamo detto che chiamiamo A per VI, e qui c'è R out, questa è la tensione V rispetto a massa, quindi qui ci mettiamo il carico RL, questa tensione la mandiamo all'ingresso della rete del beta, quindi qui c'è un R beta. In uscita dalla rete del beta qua abbiamo semplicemente R o beta, perché il beta l'abbiamo, il generatore col beta l'abbiamo spento. Quindi adesso è facile il conto, perché dobbiamo ricavare prima VI in funzione di VS ed è un partitore di tensione, quindi c'è RI diviso RI più R o beta più RS. Quando abbiamo VI possiamo ricavare V con un altro partitore, V diviso AVI è uguale a un altro partitore, cioè RL parallelo R beta diviso R out più RL parallelo R beta. Quindi a questo punto A con E è uguale a V diviso VS per beta uguale a 0. Possiamo calcolare facilmente mettendo insieme queste due espressioni, quindi qui mi viene R con I diviso R con I più R o beta più RS per A per RL parallelo ad R beta diviso R out più RL parallelo a R beta. Va bene? Beh, guardate, se vedete questa espressione si capisce quindi che differenza c'è tra A con E e l'A generico. Ci sono soltanto due partitori nel mezzo. Quindi la differenza si riduce a due partitori, cioè il partitore per le impedenze che sono presenti nella maglia d'ingresso e il partitore per le impedenze che sono presenti nella maglia d'uscita. Quindi è quella cosa che vi anticipavo prima, che quando uno ragiona con sistemi in generale non considera in modo esplicito, però se uno ragiona con circuiti elettrici deve per forza considerare. Quindi non c'è un grosso cambiamento concettuale, ma c'è un cambiamento quantitativo non trascurabile. Allora, quindi noi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto qual è l'effetto della reazione sulla funzione di trasferimento. Quindi qual è questo effetto? Rispetto alla A con E che avremo in assenza di reazione, rispetto ad A che avremo in assenza di reazione, abbiamo una prima trasformazione da A in A con E, perché ci sono questi partitori dovuti al fatto che attacchiamo dei circuiti tra di loro, no? Che non è la cosa più importante. Poi abbiamo questa divisione per il fattore di reazione 1 meno beta con E, che è dovuto alla reazione che introduciamo. D'accordo? Quindi effetto grosso, da A passiamo ad A con E diviso 1 meno beta con E. Quindi effetto degli attacchi, ingresso e uscita, effetto della reazione. C'è un altro effetto grosso anche sulle impedenze di ingresso e di uscita, e questo vediamolo un attimo. Allora, guardiamo prima sull'ingresso. R, chiamiamola RIF, la resistenza d'ingresso del circuito con reazione.
Quindi questa che cos'è? Da definizione sarà VS diviso IS, calcolata nel caso di generatore ideale, quindi devo togliere la resistenza interna del generatore. Allora, torniamo sul circuito, sul disegno che ho fatto prima. Questo però c'è il beta spento, no? IS è questo qui, va bene? E VS su IS è questa quantità qui, però io la devo calcolare tenendo il beta acceso, perché la resistenza ingresso è del circuito reazionato. Quindi devo, ecco, prendiamolo in questo caso, questa qui è IS, devo fare VS su IS. Allora, questo è facile, perché IS lo posso ottenere scrivendo l'equazione alla maglia. Quindi IS viene uguale a VS più beta V diviso la somma delle resistenze della maglia. Quindi viene IS uguale a VS più beta V diviso la somma delle resistenze RS più RI più RO beta. RS la devo mettere uguale a 0, quindi questa la posso togliere. Fatemela lasciare un attimo, lo scrivo qui per RS uguale a 0. Prima la calcolo in generale e poi metto dopo RS uguale a 0, mi conviene. Allora, al posto di V, io adesso posso scrivere quello che so, che V, l'ho appena calcolato, è uguale ad A con E diviso 1 meno beta A con E per VS. Va bene? Quindi al posto di V posso sostituire questo e quindi mi viene IS uguale a VS più beta A con E diviso 1 meno beta A con E per VS. Tutto diviso RS più RI più RO beta, è tutto calcolato per RS uguale a 0. Allora qui mi si semplifica un po', perché quando vado a fare questa somma viene, faccio minimo con il multiplo, no? Viene 1 meno beta con E al denominatore e al numeratore mi rimane solo 1. Quindi qui posso scrivere VS diviso 1 meno beta A con E per RS più RI più RO beta, che è tutto calcolato per RS uguale a 0. Tenete presente che anche A con E dipende da RS. Quindi a questo punto RIF, che è uguale a VS su IS per RS uguale a 0, sarà uguale a, devo mettere RS più RI più RO beta per 1 meno beta con E, tutto calcolato per RS uguale a 0. A questo punto posso applicare la cosa, mi viene RI più RO beta che moltiplica 1 meno beta, che non dipende da RS, A con E soltanto, che va calcolato per RS uguale a 0. Quindi questa è l'espressione. Notate due cose. Che cosa è uguale quindi questa espressione? C'ho un termine che è una resistenza, questa qui è la resistenza di A con E, perché è la resistenza che ho quando beta è uguale a 0. Che quando beta è uguale a 0, questo termine qui, che è una specie di fattore di reazione, viene ad essere uguale a 1 e quindi mi rimane soltanto RI più RO beta. Quindi la resistenza del circuito A con E, questo lo vedete anche se guardiamo il disegno precedente, che è questo, quando RS tende a 0, il generatore d'ingresso vede RI più RO beta, no? Quindi, questo è. Per un fattore di reazione, il fattore di reazione con RS nullo. Quindi,
poiché io nei casi pratici cercherò di avere un fattore di reazione grande per rendere il circuito più stabile rispetto alle variazioni, questo l'effetto principale che vedo è un aumento della resistenza d'ingresso dovuto a questa reazione. D'accordo? Quindi questo è un effetto specifico della reazione con prelievo di corrente, inserzione, prelievo di tensione, inserzione di tensione. Poi, come vedrete tra poco, ma non oggi, diciamo lunedì, finiamo, è una cosa che dipende essenzialmente da come ho fatto l'inserzione, perché vedete, questo si capisce anche perché il calcolo l'ho fatto soltanto sulla maglia d'ingresso. D'accordo? Quindi, l'inserzione di tensione mi causa un aumento forte dell'impedenza d'ingresso se il fattore di reazione è elevato. Ed è uno dei motivi per cui si usa la reazione. Okay, la reazione la uso essenzialmente per due motivi: per aggiustare il valore della funzione di trasferimento e renderlo più robusto rispetto alle variazioni, per aggiustare l'impedenza d'ingresso, per aggiustare l'impedenza d'uscita in base a quello che mi è richiesto da chi mi chiede di fare il progetto, e in quarta battuta per aggiustare la banda, e come vedremo più avanti. Intanto cominciamo con questo. Effetto sulla resistenza d'uscita. Allora, la resistenza d'uscita la chiamiamo ROF, dove O sta per output e F sta per feedback. Quindi questa è la resistenza di uscita del circuito reazionato. Allora, quella l'avevamo definita in questo modo: VU0 diviso IUCC. Ricordate, potevamo calcolarla così, prendendo la tensione di uscita a vuoto diviso la corrente di uscita del cortocircuito. Questo si presenta particolarmente facile per noi, perché che cosa consiste? La tensione di uscita a vuoto è la tensione di uscita che ho quando il carico è in questo caso infinito, no? Quindi in pratica posso scrivere così: V su Vs per RL che tende a infinito per Vs. Questa è V, la tensione d'uscita a vuoto. La corrente d'uscita di cortocircuito è invece la corrente che ho nel carico quando metto il carico a 0. D'accordo? Allora, anche qui mi conviene esprimere una funzione della tensione, perché la tensione è la grandezza che riesco a ricavare. Allora, cosa posso fare? Posso scrivere così: faccio il limite per RL che tende a 0 della tensione sul carico diviso la resistenza del carico, che è la corrente del carico. No, devo fare il limite perché vanno tutte e due a 0. Quindi la tensione sul carico è V diviso Vs per RL che tende, V diviso Vs, ok, per Vs diviso RL, quindi il numeratore mi dà la tensione sul carico, RL è la resistenza del carico, quindi il rapporto mi dà la corrente nel carico, e la devo calcolare per il carico che tende a 0. Quindi ho portato Vs fuori perché non dipende da RL, e poi così lo posso semplificare. Ok? Allora, scritto così, io so come rappresentarlo per bene, perché questa V su Vs è la funzione di trasferimento, quindi è A con E diviso 1 meno beta con E, dove però A con E è calcolata per RL che tende a infinito. Va bene. E questo invece è il limite per RL che tende a
0 di V su Vs, che è A con E diviso 1 meno beta A con E per 1 su RL. Ok, quindi questa è l'espressione che devo avere. Ho fatto un discorso completamente generale, no? Senza andare un attimo a vedere il circuito. Adesso lo posso risolvere, perché A con E l'ho già calcolato. No, torniamo indietro, vediamo A con E quando RL tende a infinito a che cosa è uguale. È questo. Allora, innanzitutto cerchiamo di fare il conto rapido. Se RL tende a infinito, mi sparisce dal parallelo. Quindi ho il primo termine che non dipende da RL, il secondo che non dipende da RL, il terzo invece, se RL tende a infinito, diventa semplicemente R beta diviso R out più R beta. D'accordo? Quando invece RL tende a 0, che è l'altro caso, questo termine qui mi diventa RL diviso R out più RL. Quindi R out più RL diventa solo R out, quindi qui mi viene RL diviso R out. Poi divido per RL nel limite, quindi RL al numeratore si semplifica con RL al denominatore. Okay. Ah, quindi immaginiamo mentalmente prende questa roba e portate là, che cosa mi rimane? Allora, questo termine qui si semplifica, il primo partitore è A moltiplicare, che non dipende da RL, si semplifica tra numeratore e denominatore, no? Tra qua e qua questo termine di sicuro si semplifica. Cosa mi rimane? Mi rimane quindi il secondo termine, quindi mi rimane di A con E l'ultimo termine, rimane quindi quel termine che viene R, vediamo un po' se lo ricopio, vorrei fare il conto senza fare tutto il conto in dettaglio, quindi è R beta diviso R out più R beta, quello c'è al numeratore, quindi qui mi viene un R I beta diviso R out più R beta. Da questo termine questo mi rimane. Qui invece l'RL al numeratore se ne va via con l'RL che c'è giù. Dunque, perché aspettate un attimo, non vorrei aver fatto più. Poi l'ha fatta più complicata del necessario. Mi sa che forse mi conviene sostituire tutto. Allora, ah no, ok, no, ho detto bene, va bene. Allora, scusatemi. Allora, quindi questo è il primo pezzo che si semplifica con quello sotto. Poi, questo A con E qui, quando RL tende a 0, questo qui tende a 0, no? Quindi questo termine qua, denominatore, rimane semplicemente un 1. E quindi, in questo limite, mi rimane... se mi rimane soltanto 1 su R out qua. Torniamo un attimo indietro. Questo termine qua, in pratica ho detto, stavo dicendo prima, i primi due termini si semplificano col numeratore e vanno via. Qua quando RL tende a 0 mi rimane un RL diviso R out.
L'RL al numeratore si semplifica con l'RL a dividere di qua e sotto mi rimane 1 su Rout. Il termine 1 meno beta con E, questo qui va a finire a 1, nel limite. Quindi questo è tutto quello che mi è rimasto del denominatore. Devo mettere questo 1 meno beta a con E a denominatore e questo lo posso lasciare in questo modo. 1 meno beta a con E per RL che, aspettate, qui un'impressione qui finisca. Allora, dunque, ho questo termine. E qui ho 1 diviso 1 meno beta a con E per RL che tende a infinito. Questo tende a 1. D'accordo? Questo quanto fa alla fine? È questo Rout che ha denominatore, lo posso portare su, mi viene quindi Ri beta parallelo per Rout diviso Rout più Ri beta. Quindi in pratica mi viene Ri beta parallelo Rout e a dividere mi viene 1 meno beta a con E calcolato per RL che tende a infinito. Va bene? Quindi questo è l'altro risultato importante. Quindi c'è un effetto grosso della reazione anche sull'impedenza d'uscita, perché il numeratore è l'impedenza d'uscita di A con E, perché è quella che avrei per beta uguale a 0, no? Quindi io posso calcolare prima l'impedenza di uscita di A con E e poi devo dividerla per il fattore di reazione a vuoto, cioè con RL che tende a infinito. Di nuovo, questo fattore di reazione, prima l'ho calcolato col generatore ideale, ora lo calcolo a vuoto, ma insomma si fa grande in generale, quindi anche quando cambio un po' le condizioni, quantitativamente non cambia tantissimo il risultato, l'effetto della reazione di abbattere la resistenza d'uscita. Si vede, cioè lo faccio grande, quindi rispetto a quella che avrei in assenza di reazione, la reazione mi viene abbattuta dal fattore di reazione. Se guardate, rispetto alla resistenza d'uscita del blocco A da solo, che sarebbe il Rout, ho prima un parallelo, perché metto un'altra porta in parallelo, quindi ho il parallelo ad Ri beta, e poi ho questa divisione per un grosso fattore di reazione. Quindi il fatto di aver fatto questo prelievo di tensione mi abbatte fortemente la resistenza d'uscita. Quindi abbiamo visto inserzione di tensione, prelievo di tensione hanno come risultato di alzarmi l'impedenza d'ingresso e di abbassarmi l'impedenza d'uscita. Di abbassare l'amplificazione, perché il fattore di reazione viene ad essere al denominatore della funzione di trasferimento. Va bene? Ok. Vediamo un altro caso. Proviamo a fare, ce lo dovremmo fare, almeno un altro, a fare un altro caso dove faccio un prelievo di tensione come ho fatto ora, ma invece faccio un'inserzione di corrente. Allora, rappresento il generatore d'ingresso con un equivalente di Norton. Questo va all'ingresso della rete di azione
poi devo, com'è il collegamento? Bisogna sommare le correnti, quindi bisogna far arrivare due correnti allo stesso nodo. Questa era la rete di inserzione e l'uscita invece, come prima, viene presa la V all'uscita di A, portata in parallelo al carico e all'ingresso del beta. Quindi qui avrò IF e qui avrò II. Allora, vedete, il comportamento è esattamente quello che ho, diciamo, fatto prima. Perché in pratica che cosa faccio? La rete del beta la devo scrivere come una rete a due porte, no? Quindi ho due grandezze di ingresso e di uscita. Faccio in modo, e questo mi serve per far vedere sempre la stessa forma delle espressioni, che nella matrice il beta sia il primo elemento. Quindi prendo come primo elemento dell'ingresso la grandezza che è all'ingresso del beta, quindi ho prelevato il V, e come primo elemento dell'uscita la grandezza che devo estrarre, che è la corrente, perché stavolta come inserzione dovrò fare la somma di due correnti. E poi giù prendo le altre, prendo una grandezza dall'altra porta e una grandezza dall'altra porta. Quindi viene così, verrà, vedete, stavolta ho gli ingressi sono due tensioni, le uscite che sono due correnti, quindi è un circuito equivalente a parametri Y. Quindi qui ci va il beta, quindi beta stavolta è IF su VU per VF uguale a 0. Questa grandezza qui è una IF diviso VF, quindi la posso scrivere come R o beta, è l'inverso della resistenza d'uscita ed è calcolata per VU uguale a 0. Vedete, bisogna specificare anche le resistenze di ingresso e di uscita, in che condizioni sono calcolate, perché cambia. Viene calcolata, si vede bene alla matrice, IF uguale a VF diviso R o beta se V uguale a 0. Qui c'è una 1 su R i beta, perché quel termine è R i beta diventa V diviso IU per VF uguale a 0. E poi l'ultimo termine, il termine reverse, diciamo, lo metto approssimativamente a 0. Quindi a questo punto per il beta ho un circuito equivalente che viene determinato in modo univoco da questo sistema. Quindi che cosa ho? Prima equazione, la corrente è la somma di due termini, quindi ho due termini in parallelo. IF viene da un beta V, che è un generatore di corrente controllato dalla tensione V, quindi beta V, più VF diviso R o beta, che è una resistenza R o beta. VF è questa, R o beta è questa. Quindi la sezione di uscita del circuito equivalente del beta è fatta da due rami in parallelo, perché ho una corrente somma di due termini, e poi ho in ingresso, avrò la stessa cosa, cioè RI beta. La tensione ingresso la chiamo V e U sarà la corrente. Quindi questo è il circuito equivalente del beta. Di nuovo posso fare il calcolo di Acconé come abbiamo fatto prima. Prendo beta, circuito equivalente, lo sostituisco nel calcolo del beta e faccio il caso del circuito equivalente. Dunque facciamolo. Quindi che cosa mi viene? Mi viene qua RS. In parallelo c'è IS. Qui entro in A. Qua che cosa ho? Ho questa corrente qui che è beta F per V, beta per V. In parallelo c'è R o beta e qui c'è al solito RL e R i beta. Questa è la rete per Acconé. Allora, Acconé da definizione stavolta è la grandezza d'uscita, che è la tensione d'uscita, perché prendo quella come grandezza in questo caso, e la grandezza d'ingresso, e prendo come grandezza la quantità che inserisco. Stavolta sto inserendo una corrente,
prelevo una tensione, quindi l'uscita è una tensione, inserisco una corrente, quindi come ingresso prendo IS. Diciamo, è un po' una convenzione, ma mi garantisce di avere espressioni sempre uguali. Allora, questa è calcolata per definizione per beta uguale a 0. Allora, anche qui faccio lo stesso ragionamento che ho fatto prima, no? Quindi, vedete, per questo motivo diventa un po' tutto uguale ora, però è uno schema che mi consente di avere espressioni tutte uguali. Per beta uguale a 0, da definizione, V è uguale ad H con E per IS. Va bene? Per beta diverso da 0, guardate qua, il generatore di corrente beta V finisce in parallelo a IS, quindi le correnti si sommano. Cosa vorrà dire? Vorrà dire, è l'unica cosa che cambia, quindi V sarà H con E per IS, a posto di S però stavolta IS più beta V. Quando beta è uguale a 0, ovviamente sono ritornato al caso precedente. Va bene? Questo mi consente di scrivere H con F, che è la grandezza di uscita diviso la grandezza di ingresso per beta generico, come, guardate, da questa espressione, di nuovo H con E diviso 1 meno beta H con E. Vedete? Sono cambiate le condizioni, è cambiato in particolare il tipo di inserzione, ma l'espressione della funzione di trasferimento del sistema reazionato è rimasta la stessa di prima. Va bene? Quindi è un come dire, è un è una questione di apparenza, no? Perché l'espressione formalmente è la stessa, però se confrontate con il caso precedente, beta è definito in modo diverso, perché qui è definito come IF diviso V, nell'altro caso era definito come VF diviso V, e anche H con E è definito in modo diverso, che qua è definito come V diviso IS, nel caso precedente era definito come V diviso VS. Però l'espressione è la stessa. Che cosa cambia tra i due casi? Cambia che la grandezza di ingresso qui, che prendo come riferimento, è una corrente, perché faccio inserzione di corrente, quindi ho la IS in H con E e la IF in beta. Mentre invece nell'altro caso la grandezza che inserivo era una tensione, quindi per F avevo la VF, per S avevo la VS. Okay. Questa è l'unica cosa che cambia, però poi l'espressione delle funzioni rimane la stessa. Anche qui, se H con E è molto grande, H con F dipende praticamente soltanto da beta. Ed è quello a cui puntiamo. Ok, ci fermiamo qua. Proseguiamo la prossima volta.